Se per voi la settimana è già iniziata di M e sperate che qualcuno in TV o sul web vi porti una gioia, beh, questo è il canale sbagliato. Perché questo non è solo un insegreto, è l'inizio dell'insegreto week. Ossia, i 3 video previsti per questa settimana saranno solo insegreto. E figure di M con gli assorbenti, è solo l'inizio, fidatevi. Siete pronti? Crazy. So Tempeste, benvenuti in un nuovo video. Vi ho già detto tutto nell'intro, 3 video, 3 in segreto questa settimana, oggi che è martedì e poi giovedì e venerdì. Quindi iscrivetevi se non siete iscritti, attivate quella cavolo di campanella e seguitemi su Instagram, TikTok, perché sono everywhere, lo sapete. Ma soprattutto in questo modo sarete aggiornati sui prossimi video in uscita. Il che non è del tutto un bene però. Per questa settimana ho scelto le 3 parole più belle proprio che mi siano venute in mente, anche guardando ovviamente i vostri suggerimenti. Assorbente è venuto fuori così, come una sorpresa da l'uovo di Pasqua, l'ho sentito il richiamo del disagio. E prima di iniziare ascoltatemi, mettete like ora. Grazie mille a tutti quelli che lo fanno sempre a prescindere. Donna di 18 anni, domanda senza risposta. Nell'antichità cosa usavano al posto dell'assorbente? Si mettevano i cosiddetti, mia nonna li chiamava i pannetti, che in realtà erano fatti di un tessuto, no? Che veniva poi allacciato e non assorbiva proprio del tutto, quindi molte volte macchie everywhere. Quindi guardate il vostro assorbente odierno, che sia interno, esterno, coppetto o quello che è, e ringraziatelo. Donna di 21 anni, sono così fissata con le frasi che sono scritte dietro gli assorbenti che l'altro giorno dovevo scappare a prendere il treno. Non ho potuto leggere con calma prima di gettare la carta, così ho fatto una foto per leggerle in treno. Non esiste che butto un assorbente senza leggere le frasi. Anch'io adoro leggere le frasi dietro gli assorbenti, cioè proprio mi rilassano, tipo Instagram quando sei al bagno. Però addirittura a fare la foto, questa è ossessione, sei una stalker degli assorbenti. E soprattutto non per triggerarmi, no, ma qual era la frase? Cioè hai scritto che addirittura te la sei letta in treno, qual era? Ragazzo di 16 anni, oggi la ragazza che mi piace aveva il ciclo, così cercava disperatamente un assorbente, ma nessuno ce l'aveva. Poi mi sono ricordato che ieri mia sorella aveva usato il mio zaino per andare in palestra e ne aveva lasciato uno, non usato, ok, così gliel'ho dato e mi ha ringraziato. Il dio del ciclo mi ha assistito nel tentativo di conquistarla. C'è la nuova frontiera, non portateli a cena, niente shopping o cioccolatine, assorbenti, pacchi di assorbenti quando servono, grazie. Ragazza di 16 anni, il ciclo era in ritardo di un paio di giorni, avevo un assorbente per sicurezza. Poi stamattina ho pensato, non ho nemmeno il seno gonfio tipico del ciclo, mi verrà tra un paio di giorni, quindi mi levo l'assorbente che è scomodo. Nemmeno dopo mezz'ora averlo tolto mi è venuto il ciclo. Ma quanta sfiga ho! Dovrebbero provarlo scientificamente che quando non hai l'assorbente il ciclo arriva. Nel momento in cui tu programmi le prossime vacanze estive lui lo sa, se lo segna, aspetta 4 mesi e arriva il giorno della partenza. Hai un saggio di danza, una competizione sportiva, il terzo appuntamento col tipo che ti piace, lui ci sarà. Ma la cosa bella è che perlomeno non saremo mai sole. Ragazza di 16 anni, sono andata con mia madre in una delle sue classi. Un giorno c'era assemblea nella mia scuola. Tirando fuori un libro per ripetere, mi è scivolato un assorbente a terra. Tutti hanno iniziato a bisbigliare e a ridere. Così mi sono alzata, l'ho raccolto e ho detto alzando la voce: che c'è? Non avete mai visto? Non avete mai visto uno? O il ciclo sarebbe un problema se non lo avessi? Scandalizzati? Brava, esatto, è quello che dovremmo fare tutti. Perché va bene che alcuni la ritengono una cosa personale, ok, ma da lì a sentire le risatine degli altri, te ne regalo uno, tieni e studiatelo. Donna di 19 anni, sabato ero in un locale, una mia amica mi ha chiesto un fazzoletto e io per sbaglio ho tolto dalla borsa un assorbente. Un ragazzo al tavolo di fianco si è messo a ridere. Così mi sono alzata, ho aperto l'assorbente sul tavolo e ci ho rovesciato sopra il drink del ragazzo, concludendo con: hai visto come assorbe bene? Usalo per assorbire anche le tue risate di M. Ma dove sono queste ragazze? Io le voglio conoscere tutte, voglio stringere amicizia con loro, voglio un gruppo WhatsApp con loro. Ragazza di 16 anni, qualcuno mi esponga i problemi che affliggono le ragazze che si vergognano di farsi vedere da un essere di sesso maschile con un assorbente in mano. No, cioè ditemi voi, secondo voi cosa dovremmo usare? Un calzino? Il panettone avanzato da Natale? Ma che cacchio? Beh, in effetti sì, ripeto, poi c'è gente più riservata, timida su alcune cose, ci sta. Però il terrore è una cosa un po' diversa. In effetti, cioè cosa dovremmo usare? Il prossimo pezzo del mio merchandising sarà l'assorbente con la scritta disagio sopra. Uomo di 19 anni, da piccolo, 3-4 anni credo, presi un assorbente di mamma non sapendo cosa fosse, lo colorai con 10.000 pennarelli ed andai in soggiorno dove c'erano ospiti sventolando questo assorbente carnevalesco e dicendo: guarda mamma,
Gli ho fatto un disegno. Guarda! Un rinomato dipinto olio su assorbente. Noi ogni mese facciamo un'opera d'arte e non lo sapevamo, ragazzi. Adesso cambio la mia bio di Instagram, ci scrivo sopra artista. Ragazza di 16 anni, momento più bello della giornata. Quando puoi finalmente levare l'assorbente e stare libera, perché cacchio se ti è finito il ciclo. E quindi the last assorbente del mese, perché poi non c'è un vero e proprio lieto fine. The last assorbente. Il nuovo film horror da domenica al cinema. Ragazza di 16 anni, il mio migliore amico si è messo a correre per tutta la classe con un assorbente attaccato in fronte con su scritto "Ma io Basita!" citazione il suo nome. E intanto una mia compagna si è letteralmente appesa nell'appendiabiti. Eravamo una classe normale un tempo. Beh, se ero in classe con voi avevo sia l'assorbente in testa che appesa all'appendiabiti, tutti e due insieme. Ovviamente ragazzi, non pensate di liberarvi di me così. Scrivetemi nei commenti le vostre FDM con gli assorbenti, se ne avete mai fatta una. Cioè, io devo sapere. Donna di 29 anni, il mio assorbente si sporca sempre dal lato davanti e la parte dietro resta pulita. Io che sono tirchia come la M, piuttosto che sprecarne un altro lo giro. Cosa ho appena letto? Potrei anche dire geniale, no? Essere tirchi fino a questo punto. Però poi penso che la parte davanti, quindi girandolo, va indietro. E quindi ti sporchi la pesca. Che schifo! Ragazza di 16 anni, oggi stavo tornando a casa con due mie amiche e mentre stavamo per andare ognuna a casa sua, la mia BFF urla: un assorbente! Poi si lancia per strada e torna con in mano un assorbente ancora sigillato. Poi vede che io e la mia amica la guardiamo male e mentre lo mette in tasca dice: oh, sti cosi costano! Quindi si gira e va a casa. Non credo di aver mai riso tanto. Raccogliere assorbenti per strada manco fossero banconote. Ragazza di 16 anni, ieri stavo tornando da scuola e arrivato al portone nel mio palazzo incontro il ragazzo più figo di tutta la scala. Prendo le chiavi dalla tasca esterna dello zaino e contemporaneamente esce un assorbente e cade a terra. Potrete immaginare il mio imbarazzo. Bah, io gli avrei pure detto: scusa, me lo raccogli, grazie. Ahimè, donna col ciclo, bitch. Ragazza di 16 anni, a mia sorella le è appena venuto il primo ciclo. È stato bellissimo vederla urlare per le scale: sono diventata una donna, sorella, lanciami un assorbente! Ed erano finiti, da faccia felice a traumatizzata in un attimo. Sono diventata una donna, sorella, lanciami un assorbente. Sono finiti. Mi sa che t'attacchi ora. Ragazza di 16 anni, tutte le migliori amiche a inviarsi cuoricini. La mia mi ha appena mandato la foto del suo assorbente sporco. Vorrei dire vera amicizia, però mi viene anche vero schifo. Ragazza di 17 anni, noi ridiamo e scherziamo. Ma qual è il davanti e qual è il dietro di un assorbente? No, perché dobbiamo capire, questo è per la scienza. Questo è il davanti e questo è il dietro, quindi così. Comunque sono uguali, è vero. Donna di 19 anni, non capisco tutte ste ragazze che dicono di sporcarsi quando arriva il ciclo. Cioè, io appena inizio a avere un po' di mal di pancia, o so che più o meno sono quei giorni, metto un assorbente per sicurezza. Sarò troppo paranoica io. Bello quando scrivono. In realtà sì, anche io non lo capisco, perché comunque prima di avere insomma le perdite ho dei dolori, quindi so bene che mi stanno per arrivare, anzi da lì a qualche ora, quindi ho del tempo. Però ci sono anche ragazze che non lo avvertono proprio, non hanno dolori e quindi a un certo punto boom. Ragazza di 17 anni, alle medie io e le mie amiche ci facevamo mille problemi quando avevamo le mestruazioni. Per andare in bagno, per non far vedere un assorbente, ci portavamo dietro lo zaino intero. Ora usciamo con l'assorbente in mano e chi fiata muto deve stare. Usciamo direttamente così dalla classe: ciao, io vado a cambiarmi l'assorbente, hai capito? Muto. Ragazza di 16 anni, ero a casa del mio ragazzo. Avevo il ciclo e mi accorgo di aver finito gli assorbenti. Andiamo nel suo bagno e li cerchiamo. Dopo un po' entra il suo papà e chiede cosa stessimo facendo. Il mio ragazzo risponde molto tranquillamente: cerchiamo degli assorbenti per lei. In quel momento si mettono alla ricerca di un assorbente per me. Che figura di M. Cioè, io ti vedo lì così che li guardi, mentre loro: dove cacchio è l'assorbente? Ma dov'è? Ma qui dovrebbero starci. Ragazza di 16 anni, nel bagno di casa mia c'è un assorbente in bella vista che non è stato mai utilizzato. Dopo qualche mese è ancora lì dove l'ho trovato. Così io, appassionata di film horror, mi sono creata un film mentale nel quale se utilizzassi quell'assorbente succederebbe qualcosa di terribile. Come se quell'assorbente fosse impossessato da qualche demone. Ancora adesso ho paura di lui. Quello è l'assorbente maledetto. Se lo usi succederanno cose. The Last Assorbente 2, il ritorno. Da domenica al cinema. Donna di 30 anni, convivevo con un ragazzo. Un giorno ho scoperto che mi aveva tradito, però ho deciso di non reagire subito perché aspettavo mi arrivasse il ciclo. Qualche giorno dopo io ho preparato la colazione con un cornetto, frutta e una tazza di caffè in cui avevo
inzuppato il mio assorbente sporco. Ho lasciato un bigliettino in bagno con su scritto tutto. E poi in realtà si viene a scoprire che il tuo ex ragazzo era un vampiro. Quindi in realtà l'hai nutrito. Basta, film mentali. Ovviamente, come vi ho detto prima, fatemi sapere proprio le vostre FDM con gli assorbenti. Non prima di aver messo like a questo video, esservi iscritti, attivato quella cavolo di campanella ed aver messo la sveglia sul telefono per giovedì e il prossimo in segreto. Nonostante tutto, vi adoro, Tempesta. Ciao.